Tema sempre caldissimo, fotografia, fotografia da smartphone e non solo. Ne parliamo sempre più spesso e cerchiamo di raccontarvi un po' quali sono le caratteristiche delle fotocamere sugli smartphone, ma anche sulle macchine un po' più professionali. Quindi quest'oggi ho deciso di lanciare una sfida a un professionista, a un fotografo vero, Stefano Guindani, che ci sta ospitando in questo fantastico studio. Ciao Stefano. Ciao, come va? Tutto bene? Molto bene, anche se ho un po' di paura, perché questa sfida in realtà mi mette un po' di ansia. Vi spiego, entrambi abbiamo provato intanto questo Honor Magic 4 Pro, che è un po' il protagonista. Quindi ho sfidato Stefano in una serie di scatti che faremo adesso in questo studio, diversi punti di vista, diverse fotocamere, però ci scambieremo i mezzi, perché Stefano scatta con diverse fotocamere professionali. In questo caso abbiamo scelto una Nikon che ci permette di cambiare le ottiche, insomma pareggiare un po' quelle che sono le caratteristiche. Naturalmente è una sfida impari, però Stefano scatterà con lo smartphone e io con invece la macchina mirrorless e vedremo i risultati. Sì, abbiamo scelto una mirrorless importante, perché è comunque una Z9 che è il top di gamma della Nikon, quindi la sfida è davvero difficile, ardua per te. Proviamo, vediamo cosa succede. A te lo smartphone, a me la Nikon. Vediamo, iniziamo. Dai. Grazie. Grazie, via. Allora, queste sono le regole. Stefano si sta preparando, stiamo utilizzando Greta come modella per questo primo scatto che faremo con la fotocamera principale, quindi sarà un ritratto. La regola è semplice ed è una sola. Noi possiamo vedere cosa fa l'altro, quindi in questo momento non mi giro, vado via, quindi lui potrà scegliere come scattare e dare magari quelli che sono i consigli migliori per sfruttare ad esempio la luce, in questo caso visto che siamo vicino a una finestra. Quindi vado, non vedo niente e poi faccio il mio scatto. Vediamo cosa mi è fuori. Ferma così, bellissima. Ferma, non ti muovere. Guarda, gira il viso di qua. Alzalo. No, no, dritto. Ok, sul mento. Io sto nel pensatoio mentre scattano giù. Tra l'altro non ho mai utilizzato la Z9. No, perché sfidare un fotografo? Perché fare queste brutte figure? Tra l'altro col battery grip è veramente un mostro, cioè, per carità, fantastica, però una situazione di forti contrasti, quindi luce molto forte, ombra molto forte, e poi vedere come lavora sia il telefono in automatico, ma anche interagire proprio appunto con lo schiarire e lo scurire per capire come può cambiare l'immagine. Quindi questo è uno dei consigli fondamentali che vi do, cioè quando avete composto l'immagine come preferite, andate un attimo a interagire con quella che è invece la luminosità della situazione, quindi provate a schiarire o a scurire l'immagine e vedere il risultato finale. Spesso vi stupirà che cambia totalmente sia l'effetto ma soprattutto la sensazione finale che avrete nella foto. Vai, tocca a me. Iniziamo. Bruciatissima, c'è un sole bestiale. Ah, quanto è bello lo smartphone che ti compensa tutto da solo. Allora, io già ho sentito che le foto di Stefano sono fantastiche, quindi io ho un'idea, però non so se sia fattibile. Facciamo una prova. Bene Stefano, primo giro, guardiamo le foto. Ho molta paura. Sei pronto? Cominciamo dalle mie. Partiamo dalle tue. Partiamo dalle mie. Ma posso dirti quello che penso liberamente? Assolutamente sì. Allora, ti dico, l'ho detto anche prima in camera, io ho sottoesposto un poco perché questa condizione è molto difficile per la fotocamera, ma dimmi tu. Allora, la prima cosa che ti dico, che mi dà fastidio, è questo vaso. Di prima bisogna sempre guardare tutto quello che c'è intorno, che va a comporre l'immagine, perché il nostro sguardo cadrà sempre su qualcosa. Quindi in questo caso, cos'è che mi dà fastidio? Mi dà fastidio il vaso, mi dà fastidio il naso di lei che è troppo di profilo. Se tu ruoti leggermente il volto verso di te, o anche senza che ti guardi, il naso rimane nell'ovale del viso, diventa tutto molto molto più gradevole. Quindi meno... A meno che abbia un naso talmente importante che allora dici voglio evidenziare quello, okay. Però non è il suo caso. Quindi un profilo un po' meno marcato. Beh, sicuramente qua vedi il vaso dà già meno fastidio, perché qua era dentro. Una via di mezzo, qua è qualcosa di sfocato sullo sfondo. Quindi quando ci deve essere qualcosa o lo si palesa? Sì, poi avresti potuto lavorare sul diaframma della macchina per avere ancora meno profondità di campo e averlo completamente sfocato, quello che col telefono facciamo più facilmente. Con un effetto. Sì, l'effetto ritratto. Esatto, creato dall'algoritmo. Vediamo il secondo scatto.
Cioè, ecco, questa già secondo me è interessante comunque, perché nonostante il controluce capiamo quello che sta succedendo. C'è una ragazza che legge un libro, vediamo il giardino fuori, la luce. Anche questo è interessante, che poi la luce cada proprio sulle pagine del libro che sta leggendo. Tra l'altro io ho scattato in RAW, questa è una possibilità che si ha anche sullo smartphone. Tu scatti, immagino, per lavoro sempre in RAW, in modo tale che poi ci si possa lavorare di più. Quanto lavori sulle tue foto? Dipende molto dalle foto, cioè diciamo che mediamente viene fatta un'ottimizzazione, quindi un ritaglio e una sistemazione di chiari e scuri. A livello di ritocco proprio estetico non così tanto quanto si creda, è più a livello di color, di tonalità, di dare una sensazione, cioè magari fai tutto un servizio in cui decidi di dare un tono che lo dai con un'operazione di fotoritocco, di color correction. Dai, guardiamo le tue. Intanto voto più o meno sufficienza. Voto 6,5. Ok, io qui ad esempio ho deciso di giocare un po' con la modella, quindi lo sguardo è più complice, se vuoi, con anche uno sguardo, cioè, che trasmette tutta la sua bellezza, stando attento ai profili, come ti dicevo. E non hai avuto anche paura di sovraesporre completamente intorno? No, anzi, l'ho isolato totalmente, perché mi piaceva l'idea, tenendola al buio, che dovevo esporre per lei, che il resto l'avrei perso totalmente. Wow, questa è fantastica! Poi abbiamo deciso di metterla comunque a colori, perché aveva un bellissimo unito rosso, Greta ha dei colori bellissimi, quindi mi piaceva questa idea proprio del gioco di queste ombre sul corpo, sul viso, con questo sguardo perso nel vuoto, un po' quella che può essere veramente un attimo in cui sei da solo sul divano e ti stai... Sai cosa noto? La messa a fuoco sull'occhio mi sembra da macchina professionale, molto bella. Questo è lo stesso gioco fatto col bianco e nero, mi piacevano molto le ombre, ovviamente abbiamo scattato che era circa mezzogiorno, quindi le ombre dal sole molto alto, quindi ombre lunghissime. Di solito alle ragazze questa foto non piace perché mette in evidenza molto gli occhiali, le imperfezioni della pelle, però il grande maestro Helmut Newton scattava tutto a luna perché voleva le ombre lunghe. Diciamo anche che le finestre, comunque le zone in cui entra luce diretta, luce del sole, sono spesso dei luoghi dove si può giocare, si può sperimentare tanto. Questa che ci piace molto, l'imperfezione data dal mio piede che si intravede. Ah sì, non avevo notato tra l'altro. Ecco, così le imperfezioni a volte giocano. Ma sì, io guarda, sono a volte le lascio, altre volte dipende un po' che tipo di lavoro sto facendo. Secondo me fanno, cioè danno qualcosa di più vero all'immagine. Un tocco di umanità. E qua il sorriso è vero, è bello il taglio di luce, è bello tutto questo intreccio di ombre che si formano. Chiaramente questo poi credo sia uno scatto non in HDR, perché spesso poi gli smartphone ti costringono, si può disabilitare, infatti le ombre sono perfettamente scure e non sono state bilanciate. Esatto. Molto bello, questo secondo me è lo scatto più bello. Quindi che voto mi dai? Vabbè, non mi permetterei mai di darti voti. Secondo round, Stefano sta già rivoluzionando il suo studio, io adesso esco perché sta già posizionando cose strane, perché poi sono cose strane quelle che sta mettendo in giro. A dopo. Scatto con grande angolare. Sto cercando di mischiare le luci, sia luce artificiale che arriva da questa luce che abbiamo di fronte e poi luce naturale che invece entra dalla finestra. Quindi, come sicuramente saprete, nel caso lavorassimo in pro, la luce artificiale è 3200 gradi Kelvin, la luce naturale è 5600. Quindi sono curioso di vedere un po' come risponde il telefono a queste cose. Vorrei provare a scattare la foto sia in automatico, quindi il telefono bilancerà da solo le luci, e poi invece dando la priorità alla luce naturale, dando la priorità alla luce artificiale. Tutto questo dovrebbe dare degli effetti di luce calda o fredda che secondo me cambieranno molto la foto finale. Ovviamente io devo cambiare lente, quindi metto questo 14-24 mm, provo a scattare e a pareggiare un po' l'ottica. Ok, guardiamo adesso il secondo set che abbiamo fatto su questo tavolo. Grandangolare. Allora, qui hai provato... Ah, questo sono io, sì. Hai provato a usare il 14-24, che è un'ottica difficile da usare perché, come tutti i super grandangoli, tendono a piegare un po' le linee.
quindi il soggetto bisogna studiare bene dove metterlo. O qua ad esempio l'errore è che il soggetto è troppo centrale, cioè diventa una foto molto amatoriale, quindi forse io avrei ruotato un po' questa, l'avrei tenuta più su un angolo con tutta la ripresa sul murales. Ad esempio, io le foto dall'alto a me piacciono, però a livello scolastico sono sbagliate. Ok. Però anch'io le faccio. Sì, ho provato più angolazioni. Perché è dal basso, ovviamente. Ecco, sai, dal basso ho avuto la difficoltà che una macchina così importante non ti permette di magari avvicinarti con la grande angolare. Lo smartphone ha il vantaggio che proprio è sottile, quindi lo vai a insinuare. Dai, guardiamo le tue. Sì, allora, personalmente allora è un grande angolare molto estremo, che il lato positivo di questo telefono è che aiuta molto a raddrizzare le linee, infatti sono quasi giuste. Sì, anche qui di lato, che di solito le prime grandi angolari davano questo. Poi personalmente io amerei tagliarla, cioè così e magari tutta aperta qua, tagliando via le spine o ritoccando poi in post-produzione. Proprio perché non vorrei averlo... Questo è quasi al centro, cioè in realtà qua è un po' di più, però... Il consiglio è anche quello di scattare sempre un po' più larghi e poi eventualmente lavorarci dopo, ritagliare. Dipende sempre se uno ha tempo e voglia di farlo. Eh sì, questo si dovrebbe, altrimenti poi non si dà il giusto valore. Sì, bisogna sempre ricordarsi quello, cioè che se scattiamo una foto dovremmo farla con l'idea di dare il massimo, cioè di creare un'immagine che crei poi un'emozione in chi la veda e che porti a qualcosa, che poi possa essere semplicemente un contenuto Instagram o un cartello pubblicitario in giro per il mondo. Però dobbiamo davvero pensare se quella foto vogliamo farla in quel modo. E valorizzarla poi nel giusto modo. Rec, generico, tac. Io voglio stare là in fondo e provare a vedere se il tele di questo telefono è accettabile, se può competere poi con un teleobiettivo serio, professionale. Quindi adesso io starò molto lontano, ma tu sarai presa molto da vicino. Quindi mi dispiace per te che dovrai tenere sempre la faccia al sole, sarà faticosissimo. Fai 3 passi verso di me, per favore. Dai, un pochino solo più in mezzo, scusami. 1, 2, chiudi gli occhi, sbarrali verso di me. Sbarrali verso di me, sbarrali. Devo imparare a usare questo cannone. Tra l'altro Stefano si è dimenticato, quella sedia è messa lì, quindi secondo me... Allora, era già lì, non me ne sono reso conto. Oppure ha utilizzato Greta, quindi devo utilizzare anch'io la nostra Greta per fare questa foto. Capisco un po' come, dai. Teoricamente dovrei vincere a mani basse, se lo... imposto a dovere. Terzo e ultimo set, pronto al giudizio anche finale. Allora, questa mi piace perché sembra un po' una foto rubata, però con una bella luce, e quindi direi che questa è un'ottima foto. E anche lo sfondo è bello sfocato, quello ti ha aiutato sicuramente molto l'utilizzo di un teleobiettivo molto lungo. Qua hai provato a farla ruotare, però purtroppo il sole che passava tra gli alberi non ti ha aiutato, perché ovviamente la faccia è piena di macchie, di luce. Con la tele poi si può sperimentare molto a distanza, se magari di interporre qualcosa in mezzo. Io qua per esempio ho giocato con delle foglie, ho cercato di sporcarla un po'. Certo. Vediamo però lo smartphone, sono molto curioso di vedere cosa hai fatto con la tele, che poi è una 3,5x, che si può spingere un po' più avanti, è un'ottica periscopica, quindi anche abbastanza complessa. A me piaceva questa immagine, si vede un po' che è digitale, perché inizia si a si è spinto, sì, credo, sul 10x. Un po' di rumore, però tipo qua, ad esempio, è interessante, cioè la faccia è bella pulita. Io l'ho messa in una delle uniche zone d'ombra che c'erano. Lei era circondata da luce molto forte. Il consiglio che diamo sempre anche noi è quello di non spingersi mai troppo nel digitale, soprattutto quando la luce non è la migliore, e magari restare in ambito ottico, quindi in questo caso 3,5x. Sono assolutamente d'accordo, cioè cerchiamo di evitare quello che è digitale, se non proprio perché ci serve quella foto fatta in quel modo e non abbiamo possibilità di avvicinarci.
E siamo alle battute finali. Non saprei se chiederti se ho raggiunto la sufficienza con una macchina da diverse migliaia di euro e ottiche piuttosto complesse. Poco importa, magari ci giudicheranno poi chi ci sta guardando. Ti ringrazio intanto davvero per la tua disponibilità e per averci mostrato che poi non importa spesso qual è il mezzo, basta avere delle buone nozioni, avere il giusto occhio e magari anche studiare un po'. Una delle prime cose che io sostengo e racconto sempre è che la fotografia non la fa il mezzo, ma la fa chi sta dietro al mezzo. E questo è importante perché ti fa capire che se tu hai in mente un'immagine, una visione, una sensazione che vuoi trasmettere, poi imparerai ad adattare il mezzo per raggiungere la tua visione. Se poi chiaramente hai uno smartphone come questo che alza sicuramente l'asticella. Con uno smartphone evoluto, con una macchina fotografica top di gamma, questo lavoro è un po' semplificato. Benissimo, grazie allora davvero Stefano, magari ci rivedremo in futuro per qualche altra sfida, io forse proverò a sfidarti in un campo un po' più semplice. Grazie. Grazie ancora. Grazie.